Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Questo è il secondo incontro di Contatto e Amore, il ciclo psicoeducativo che l'amministrazione Piunti, precisamente con il mio assessorato alle pari opportunità, in collaborazione con la mia cara amica e ottima consigliera comunale Brunilde Crescenzi, abbiamo ideato per cercare di promuovere una cultura che non abbia diciamo pregiudizi e possa in qualche modo promuovere una tutela di chi subisce violenza senza paletti, una tutela di ogni persona che si trova in posizione di fragilità. L'argomento di questa sera è un argomento molto delicato, parleremo appunto di relazioni violente. E con un taglio che cercherà di dare giustizia, aiuto e tutela a qualsiasi persona si possa trovare in una posizione di prevaricazione e fragilità. Le donne prima di tutto, ma non solo, anche gli uomini, chiunque in qualche modo si trova in una posizione di difficoltà. Volevo precisare che oggi, 17 luglio, abbiamo non poco faticato per scegliere se fare Contatto Amore dal vivo in Palazzina Azzurra a San Benedetto del Tronto. Poi l'allerta meteo in qualche modo ci ha fatto prendere paura. Forse c'era anche del buono quando un tempo Bernacca non ci azzeccava mai, in qualche modo rischiavamo e poi affrontavamo il problema eventualmente che il clima ci poneva. Oggi non abbiamo rischiato e invece fuori c'è un bel tempo. Pazienza, diciamo facendo un webinar in qualche modo abbiamo anche il valore aggiunto di poter avere un bel video che tutti possono rivedere in un secondo momento. Quindi abbiamo come relatori due bravissime professioniste che sono venute da Milano, dove c'è forse l'unico, non forse, sicuramente l'unico centro che antiviolenza che offre tutela a tutte le persone. Indipendentemente dal sesso, sia femmine ma anche maschi. E sono appunto Patrizia Montalenti, la presidente dell'associazione Anch'ira, e Veronica Coppola, che è l'avvocato di questa associazione. Due grandi che stanno aiutando parecchie persone che di solito non trovano tutela. E prima di passare loro la parola alla cara amica Brunilde Crescenzi, consigliere comunale del comune di San Benedetto del Tronto, che porta anche i saluti del sindaco. Prego, Brunilde. Grazie Antonella, grazie Assessore, benvenute. Siamo qui giunti quindi al secondo appuntamento di questo ciclo di incontri che abbiamo creato nel 2017. Antonella ha già detto abbastanza di quello che in genere è la mia prefazione prima di iniziare gli incontri. Questa idea è nata quando è stato attivato questa rassegna che era La Psiche in Comune, che aveva l'obiettivo ovviamente di fare delle riflessioni, delle considerazioni sugli aspetti fondamentali della vita, sulle relazioni sane, quello che ha già detto Antonella. Poi abbiamo avuto l'intuizione di creare questa invece mini rassegna estiva in Palazzina, in questa suggestiva location, che è stato Contatto e Amore. Perché Contatto e Amore? Perché l'idea era quella di riportare, oltre alle riflessioni su argomenti importanti, infatti in questi 4 anni abbiamo avuto esperti del nostro territorio e anche oltre che ci hanno illustrato, ci hanno portato le loro considerazioni, le loro esperienze, le loro professionalità su argomenti di varia natura. E quindi noi, insomma, ovviamente ha arricchito il nostro bagaglio culturale. E perché cultura e perché contatto e amore? Perché poi nella seconda parte
c'era sempre la parte più divertente, cioè l'idea simpatica era quella di un connubio fra psicologia, musica e ballo. È stato un format che è piaciuto molto e l'abbiamo riproposto per 4 anni. Quest'anno però purtroppo la seconda parte non ci potrà essere perché, come sappiamo tutti, le restrizioni per il Covid non ci permettono di poterci solo guardare, ma non di poterci toccare. Quindi noi siamo qui questa sera in webinar e ringrazio molto le nostre esperte, i nostri ospiti e quindi insomma ci avvaliamo di questa grande opportunità che è la piattaforma digitale che comunque durante il coronavirus ci è venuta incontro perché con Antonella abbiamo fatto dei webinar molto molto interessanti che hanno avuto tanto seguito. E come diceva Antonella prima, insomma, questa sera parleremo di violenza. Certo, l'argomento è pesante, è importante e noi come amministrazione lo trattiamo già da parecchi anni. E, anche perché il nostro sindaco, di cui vi porto i saluti, che questa sera non è potuto essere presente per altri impegni concomitanti, è stato il primo assessore alle pari opportunità della provincia di Ascoli. Quindi lui stesso... Primo uomo, ovviamente, sindaco Pasqualino Pionti, è stato il primo assessore alle pari opportunità, è stato diciamo un evento tutto sommato e quindi questo tema della violenza, ovviamente all'inizio era la violenza sulle donne certamente, ma poi a mano con Antonella abbiamo potuto capire che la violenza non è sempre unidirezionale come questa sera voi ci spiegherete, quindi... però lui è stato il promotore di questo, ha creato 2 centri antiviolenza qui nella provincia, uno ad Ascoli e uno a San Benedetto e quindi insomma lui è molto vicino a questa tematica e quindi questa sera vi saluta veramente con affetto perché effettivamente questi argomenti a lui sono molto cari e essere diciamo e dare il giusto risalto ad un tema così importante per noi è un privilegio. Certo. Ora noi insomma penso di aver detto tutto, volevo anche ringraziare, ci tengo a ringraziare tutte le associazioni culturali che a vario titolo ci aiutano nella diffusione di queste iniziative, non le ringrazio di una dura, loro sanno chi sono e noi le ringraziamo perché ci danno una grande mano a diffondere questi concetti. Ora io penso che l'argomento è veramente importante, quindi ascolteremo le 2 esperte che abbiamo qui, benvenute innanzitutto e grazie per essere qui e poi lascio la parola ad Antonella che avrà il compito di interagire con loro, grazie e buon proseguimento. Grazie, grazie consigliera, grazie cara. Bene, allora Veronica Coppola e Patrizia Montalenti, a voi la parola, grazie, adesso vi presenterete in 2 poi dopo parlerete uno alla volta, prego. Allora, buonasera, grazie buonasera. Innanzitutto per l'invito all'assessore Baiocchi, alla consigliera Crescenti, San Benedetto del Tronto, al sindaco, insomma a tutte le autorità. Un grazie di cuore. Allora, l'associazione Anchira, innanzitutto mi piacerebbe aprire con questa riflessione. È triste osservare come la questione femminile o la questione maschile per elevare se stessa debba smontare l'altra. Combattere e prevenire la violenza oltre il genere è la vision di Anchira e l'aiuto a tutte le vittime è il nostro compito. Come nasce il progetto Anchira? Da una disamina della letteratura, dal confronto con altri paesi, stati membri dell'Unione Europea e Stati Uniti, dalla convinzione che il disagio sia comunque sempre degno di attenzione e sostegno. Nasce anche dallo studio e dall'analisi dei contenuti della Convenzione di Istanbul, che è stata ratificata in Italia nel 2013 o 14, ora non ricordo bene, la quale ci dice che riconoscendo che la violenza domestica colpisce in misura sproporzionata le donne,
virgola, anche gli uomini possono essere vittima di violenza domestica. Per vittima si intende qualsiasi persona fisica che subisce atti o comportamenti maltrattanti. Sappiamo che lo scopo della violenza domestica è ottenere e mantenere il controllo attraverso la prevaricazione, il dominio, l'isolamento, l'umiliazione, il biasimo, il ricatto, l'intimidazione e il maltrattamento. Questi strumenti, sulla base della nostra esperienza, sono utilizzati da entrambi i generi. Esiste anche la cosiddetta violenza bidirezionale, violenza poco citata dai centri antiviolenza verso le donne. È interessante sapere che nel 2013 il governo del Regno Unito ha ampliato la definizione di violenza domestica, di fatto sancendo il superamento della limitazione del genere per l'identificazione della vittima in quanto tale, includendo quindi dunque tutte le persone, a prescindere dal genere di appartenenza, che siano dai 16 anni in su e che siano state maltrattate o abusate in una relazione intima. Questo è ciò che emerge dal 2013 nel Regno Unito. Quindi direi un'evoluzione dell'ottica con cui si analizza questo fenomeno. Quindi Ankira mette al centro la persona, si occupa di accogliere, di sostenere tutte le vittime di violenza domestica o stalking, indipendente dal genere di appartenenza. E poiché nel nostro paese non esistono centri come il nostro, di fatto la domanda nettamente prevalente è quella delle vittime di genere maschile. Per questa ragione, perché Ankira non fa differenza di genere, quindi è chiaro che se esistono dei centri antiviolenza verso le donne, chapeau, distribuiti su tutto il territorio nazionale, cui gli uomini si sentono rispondere noi del genere maschile non ci occupiamo, è chiaro che noi ci ritroviamo con la maggioranza di utenza proprio di genere maschile o anche omosessuale, a cui succede la stessa cosa rivolgendosi ai centri antiviolenza donne. Quindi noi di fatto rispondiamo alle vittime di genere maschile che ci contattano da tutto il territorio nazionale. È interessante sapere altresì che sono molte le donne che ci contattano prima della vittima stessa. Si tratta di madri, si tratta di nuove compagne, di sorelle, di amiche, di colleghe. Quindi il primo contatto viene effettivamente fatto da molte donne. Sulla base della nostra esperienza, noi pensiamo che non esista un ideal tipo di vittima. La violenza domestica è un fenomeno trasversale. Purtuttavia, torno a ripetere, sulla base della nostra esperienza, possiamo affermare che la cosiddetta familiarità con la violenza, quindi il vissuto in famiglia, è un importante fattore predittivo. A questo proposito, colgo questo momento significativo per esporre un caso che abbiamo trattato recentemente, segnalando fra l'altro che durante il periodo del Covid, cioè del lockdown, le chiamate al nostro centro sono molto aumentate, anche perché il 1522
che è il numero della violenza a cui si rivolgono tutte le vittime, ed è il numero nazionale, ci ha inseriti evidentemente di fatto nel loro elenco. Ed era una richiesta che noi avevamo già fatto da tempo, quindi questo è un grossissimo passo avanti che mi piace segnalare. Tant'è che durante questo periodo le chiamate sono aumentate per conto loro, ma certamente molte sono state provenienti proprio dal riferimento della nostra associazione fornito dal 1522. Ritorno a questo caso per il quale è importante proprio notare, cioè sottolineare l'aspetto della familiarità della violenza come fattore predittivo. Dunque ci contatta il maresciallo dei carabinieri di Como, su indicazione del 1522, appunto. Sono presenti in caserma Marco e Franca, fratello e madre di Stefano, i quali stanno sporgendo querela contro Stefano, un ragazzo tossicodipendente che maltratta fisicamente in modo cruento entrambi. Il maresciallo, dal momento che Anchiro si occupa delle vittime tutte, a prescindere dal genere di appartenenza, fornisce alle vittime, quindi alla mamma di Stefano e al fratello di Stefano, il nostro riferimento. Ci contattano entrambi separatamente e, in accordo con i loro desideri, elaboriamo insieme un progetto di uscita dal loro disagio. Allora, il fatto è che Marco si intromette da sempre per proteggere la madre e il fratello lo ferisce anche con armi bianche. La signora, cioè sia la signora che Marco, quindi il figlio maltrattato, hanno dovuto ricorrere più volte al pronto soccorso. Il vissuto familiare di tutti loro è fatto di violenza subita e, nel caso dei ragazzi, assistita. La signora, da parte di sua madre e dell'ex marito, padre dei ragazzi, Marco da parte del padre. Marco non ha mai svolto appieno il ruolo di figlio, proprio perché ha sempre anteposto la protezione della madre a se stesso, senza peraltro ottenere alcun risultato migliorativo. Ci focalizziamo con lui proprio su questo punto. Franca, dal canto suo, la mamma, fatica a staccarsi dal figlio maltrattante, quindi da Stefano, creando così, cioè incancrenendo la situazione, creando così una situazione senza uscita. Marco è iscritto all'università e non riesce a studiare in casa, dato la situazione. Dopo numerosi colloqui effettuati durante appunto il lockdown, ma con entrambi separatamente, Marco ha condiviso appieno il percorso concordato, ha ripreso a dare i suoi esami all'università ed è supportato ad oggi da un percorso psicoterapico evidentemente efficace. Anche Franca è seguita da una psicologa a cui si era già peraltro rivolta in passato e che ha ricontattato. Anche ad oggi prosegue nel monitoraggio della situazione. A dispetto di quanto creda il senso comune, sono molti gli uomini che subiscono violenza fisica, oltre che psicologica, economica e atti persecutori. Il ricatto e il senso di impotenza rispetto alla possibilità di esercitare in modo completo il proprio ruolo
genitoriale sono molto diffusi fra gli uomini e spesso per queste ragioni faticano ad attivarsi per uscire dalla situazione di disagio che soffrono. Anche il depauperamento è un altro fattore che loro temono. A ciò si aggiunge il senso di inadeguatezza rispetto a quello che è lo stereotipo del maschio virile, ok? E che impedisce quindi loro di condividere anche con i loro più cari amici, conoscenti o altri significativi, la situazione che stanno vivendo. Quindi di fatto si trovano isolati anche un po' perché loro stessi si isolano. Inoltre, qualora loro decidessero di rivolgersi alle istituzioni, di fatto temono di non essere creduti. Quindi, a tal proposito, che cosa fanno le istituzioni? Di questa cosa io passo molto volentieri la parola all'avvocato Veronica Coppola, che è nel direttivo dell'associazione Anchira da anni e che ha molta esperienza da raccontarci al riguardo. Grazie. Grazie a tutti. Allora, rincomincio partendo dalla domanda che ha fatto Patrizia. Che cosa fanno le istituzioni oggi? Noi sappiamo che la legge italiana non discrimina e non distingue tra uomo e donna, perché l'articolo 3 della Costituzione è un caposaldo nel nostro ordinamento. Per cui tanto l'uomo quanto la donna sono ugualmente chiamati a rispondere dei reati commessi, e pensare che ci sia una legislazione solo per la donna è sbagliato, perché in Italia non è così. Certo, vi sono sicuramente alcune migliorie da fare, per quanto a mia conoscenza vi è per esempio la normativa contenuta nel Jobs Act che consente una sorta di congedo di malattia per la donna maltrattata e parla espressamente di donna e non di uomo, così come sono a conoscenza di una legge regionale della regione Piemonte che prevede come dire, un patrocinio esteso a tutte le donne vittime di determinati reati, quindi si parla esclusivamente di donne, addirittura con un limite di reddito altissimo, oltre gli 80.000 euro. Ora, a parte questa normativa, giunta al fatto che la maggior parte delle leggi regionali prevede l'accesso ai fondi parlando in maniera ambigua quasi sempre solo di donne, in realtà che sono nate però sull'onda emotiva dei fatti di cronaca che tutti quanti conosciamo e sono innegabili, però non c'è in sé una carenza di tutela dal punto di vista proprio delle norme, no? Il fatto reato è chiamato a rispondere per la legge italiana tanto l'uomo quanto la donna. Di questo aspetto non dobbiamo darlo per scontato, perché siamo sempre un po' pronti a parlare, diciamo, in maniera un po' negativa magari della legislazione italiana e a guardare sempre meglio l'erba del vicino che sembra sempre più verde. Se noi pensiamo all'Inghilterra, ai paesi anglosassoni, noi certamente troviamo una tutela in concreto già ben avviata anche nei confronti degli uomini vittime di maltrattamenti, no? Ci sono tantissimi centri antiviolenza che sono stati i primi negli Stati Uniti, ma nella stessa Inghilterra. Però dobbiamo anche guardare altri stati dell'Unione Europea, per esempio, come la Spagna, che sono indietro anche dal punto di vista normativo e in maniera anche grave. Lì le lotte non sono volte alla sensibilizzazione del problema del maltrattamento che può subire un uomo, come stiamo facendo noi in Italia adesso, ma c'è proprio una lotta anche normativa, per esempio. L'uomo, il marito maltrattato viene punito con una determinata normativa che è la legge sulla violenza domestica e gli viene comminata alla donna, in tal caso, esclusivamente una multa. Al contrario, se invece è il marito il maltrattante, si applica la legge sulla violenza di genere e quindi il marito è passibile anche di detenzione. Quindi ho voluto fare questo esempio per far capire come il problema effettivamente nostro è un problema davvero culturale, perché comunque vi è una normativa a tutela.
Ora, fatta questa premessa, non possiamo non constatare la fatica oggettiva quotidiana che noi abbiamo nel far comprendere che anche un uomo può essere maltrattato, può subire tutte le forme di violenza che subisce una donna, inclusa la violenza sessuale. Allora, normalmente è forse ancora più semplice capire la violenza psicologica, la violenza fisica, ma quando si parla di un uomo, pensare che egli possa subire anche una violenza sessuale è molto difficile. Le dinamiche di una violenza sessuale che coinvolge un uomo sono molto particolari e non sempre vengono capite, che è non solo la denigrazione, ma anche indurre a un atto sessuale che poi viene negato e farlo sistematicamente nell'ambito di una relazione patologica. Ecco, e allora per questo diciamo che la tutela delle vittime deve andare oltre il genere di appartenenza, perché la violenza in sé non discrimina nessuno, può colpire tutti e quindi tutti quanti dobbiamo essere parti diligenti nel cercare di sconfiggerla, non guardando il genere di appartenenza, andando oltre. Il focus, l'obiettivo per tutti noi che siamo operatori, deve essere l'eliminazione della violenza, intesa quindi come mettere in campo tutto ciò che porta a interrompere la spirale di violenza, senza filtri, senza pregiudizi. Ed è difficile perché ammettere che una donna possa essere violenta, la donna, quello che è uno stereotipo, che è lei che genera la vita, che è fragile, che accudisce il bambino appena nato. Se si parte sempre e solo da questo presupposto, pensando che non sia possibile a determinate condizioni, non sia possibile un agito violento, e allora qui ci possono essere dei gravi errori anche tra gli stessi operatori che sono chiamati magari a tutelare determinate situazioni. Quando vi sono dei figli nelle famiglie in cui uno dei due genitori subisce violenza, oppure anche quando la violenza in realtà è una modalità di comunicazione di entrambi i genitori, quindi è una violenza bidirezionale, è proprio in questi casi che l'attenzione deve essere maggiore, proprio volta a superare gli stereotipi, perché altrimenti si possono fare dei grandi errori. E se il nostro obiettivo è interrompere la violenza e anche volgere il nostro sguardo a una tutela di possibili minori che assistano a una violenza, beh, allora a maggior ragione gli stereotipi vanno abbandonati. Io vorrei anche aggiungere questo ulteriore dato. A volte, come ha detto Patrizia, la violenza non fa distinzioni, cioè chiunque si può rivolgere e si rivolge a noi, quindi non c'è un specifico ceto di appartenenza, per esempio, e quindi veramente può riguardare chiunque, la vittima può essere chiunque. Io porto all'attenzione anche il fatto che ho appreso che anche in Marocco vi sono dei centri antiviolenza per uomini, una a Casablanca e una a Rabat, e quindi è veramente una questione che va oltre al ceto culturale, al ceto sociale, all'appartenenza religiosa. Per questo bisogna essere consapevoli e capire veramente a fondo tutto quello che c'è alla base della violenza. Io vorrei portare all'attenzione un caso che ho nel cuore e l'ho intitolato non col nome del papà che ci ha contattato, che ovviamente è un nome fittizio, ma volutamente dico il caso di Lodovica, che è parimenti un nome fittizio, ma vorrei mettere davanti la bambina che ne è rimasta coinvolta. Lodovica è una bimba di 8 anni e i genitori non sono coniugati, ma convivono da anni. Il padre Massimiliano subisce da anni l'aggressività della compagna, la quale ha anche una importante patologia psichiatrica tale da comportare reiterati ricoveri nell'ospedale psichiatrico per intere settimane. Quindi è il padre che accudisce la figlia. Alle dimissioni la madre, trascorse poche settimane, sospende sempre i farmaci e quindi dopo tot determinate situazioni si ripropongono. È seguita ovviamente da un centro di igiene mentale e anche un'assistenza domiciliare dell'assistente sociale fissa. Massimiliano, che è una persona per bene, laureato, di ottima famiglia, è stremato e non ce la fa più, quindi lui è rimasto in questa situazione per far crescere la bambina, preannuncia l'intenzione di separarsi e di rivolgersi
Al tribunale minorile, a quel punto, la madre della bambina accusa falsamente Massimiliano di maltrattamenti e avvia un percorso di affrancamento da violenza di genere, violenza in realtà inesistente da parte del padre nei confronti della madre. Cosicché si può allontanare con la bambina e, stante lo stato di confusione mentale, si fa collocare anche in comunità. Massimiliano viene velocemente e efficacemente archiviato, poiché di fatto le accuse sono totalmente infondate. La mamma della figlia viene sottoposta addirittura a una perizia nel procedimento penale che la stessa aveva avviato nei confronti dell'ex compagno, e si attesterà che la signora è stata spinta da un desiderio di vendetta e da una naturale aggressività e discontrollo degli impulsi, tanto che la psichiatra della procura si rammarica del fatto, uno, che il padre non è stato allertato dai servizi sul reale stato materno, e due, addirittura che i farmaci che ella assumeva non erano farmaci idonei, e dando delle specifiche raccomandazioni, dicendo attenzione perché la minore è già adultizzata, perché viene portata a farsi carico dello stato di difficoltà materno, e poi comunque la mamma potrà stare con la bambina, ma purché in un contesto protetto. Il papà è sempre stato giudicato idoneo dagli approfondimenti, però era partito il percorso di assistenza madre-figlia. Nessuno si ferma di fronte a questo percorso partito e il tribunale ritiene di, come dire, convalidare il collocamento con la mamma, pur dando ampia, come dire, al padre facoltà di visita, in forza di una maternal preference spinta all'estremo e in forza di quello che era un percorso avviato, che in realtà nessuno pensa di dire ma noi abbiamo sbagliato perché abbiamo iniziato in un modo, ma si è rivelato tutt'altra soluzione. Si va avanti così. Signor Massimiliano, a quel punto, rassicurato su un controllo stringente che comunque, pur avendo il pieno affido lui della figlia, anche se non il collocamento, però il tribunale ha rassicurato dicendo la signora verrà assistita, verrà monitorata con determinate prescrizioni, se ne sta, diciamo così, relativamente tranquillo. A causa Covid la bambina va da lui a stare, si trattiene più del previsto. E a un certo punto non vuole più tornare dalla mamma. La bambina nel frattempo ha 12 anni. Il padre avverte questa tensione e la spinge, anzi, a chiarire con la mamma. Il padre non sospetta di nulla, nel senso che si poteva immaginare qualche anno fa che la mamma avesse dei disagi, ma visto che tutti hanno detto ma no, ma in fondo è monitorata, è curata, e così può stare con la mamma, e il padre aveva, come dire, si era accettato questa situazione, non aveva avuto degli spunti effettivi. Però c'è un problema grave, cioè questa bambina nel frattempo è cresciuta e quando ha avuto una piena visione della situazione ha iniziato a parlare. Ha iniziato a raccontare che questo monitoraggio era stato interrotto da tempo. Ha iniziato a raccontare che la mamma aveva degli agiti aggressivi, le tirava i capelli, la riempiva di pugni, di schiaffi, le diceva delle parole indicibili nei suoi confronti, quindi si rifiutava di tornare dalla madre. Ora, quello che io mi chiedo è questo. Questa bimba che è stata sacrificata sull'onda di una spinta emotiva del momento, nel senso di dire ah ma la mamma ha comunque denunciato il padre, denunce poi completamente archiviate subito, con tanto poi di accertamento sulle capacità di questa donna che comunque portavano delle problematiche gravi, e un padre che ha sempre lamentato un'aggressività della madre, tutto questo non è bastato a far capire che in realtà questa bambina, bisognava pensarci in maniera un po' più concreta alla bambina, non alla madre, perché infatti rimane sempre un dubbio, e cioè, ma l'obiettivo doveva essere l'affrancamento dalla madre, da una violenza che era inesistente, perché subito si è constatato, oppure la effettiva tutela della minore. Ci tengo a dire che, appresi dei fatti gravissimi, non posso ovviamente entrare nel dettaglio, il signor Massimiliano ha sporto una denuncia.
denuncia e è stata cura dell'assistente sociale, non della procura o della polizia giudiziaria, informarne la mamma, venendo anche meno a quelli che erano in realtà i doveri che si impongono a chi ha un determinato ufficio, e quindi ciò ha ulteriormente comportato tutta una serie di pretese mediante videochiamate, telefoniche, insomma di pressioni sulla minore che comunque si rifiuta di tornare a tutt'oggi dalla madre per i fatti gravi. Questo caso, ho detto, mi sta particolarmente nel cuore perché riprende, oltre la necessità di una tutela e di una attenta valutazione da parte di tutti dei fatti, oltre alla necessità di saper anche valutare dove vi siano dei problemi psichiatrici che non sono mai di per sé indicativi di un'aggressività, ma semmai, dottoressa Baiocchi può dirlo, se magari laddove c'è già un'aggressività di base, un comportamento di un certo tipo, è chiaro che se poi uno non riesce a controllarsi e lì si crea il problema e poi non prende nemmeno i medicinali, è lì che poi c'è quindi il problema non è in sé la problematica che poteva avere, ma su che tipo di persona si andava a collocare. E quindi e poi c'è il tema importante delle false accuse, perché nel momento in cui si è avuto sentore di un possibile intervento paterno presso un tribunale e presso si è pensato di accusare falsamente per poter prendere la minore. E purtroppo, se questo è un dato oggettivo, laddove capita una donna di andare a dire mio marito è così, mio compagno è colà, nessuno mette in dubbio al momento la veridicità della situazione, no? Cioè si teme che possa essere vero e quindi si tutela. Diversamente, questo padre altre volte si era rivolto ai servizi sociali lamentando una serie di situazioni, dando referti, dando atto di determinate situazioni ed è rimasto inascoltato. E come dice la dottoressa Montalenti, bisogna anche considerare, allora definito questo caso, che a volte la violenza può essere bidirezionale, per cui è la modalità di comunicazione di una coppia, ma a quel punto, al di là del dover dire è colpa del primo, è colpa del secondo, chi per primo si rivolge all'autorità giudiziaria vince, non deve essere così. Se ci sono figli, bisogna avere come obiettivo, e questo da parte di tutti, l'interruzione della spirale di violenza. Io consiglio sempre di interrompere la convivenza. Nel dubbio che si possa essere bidirezionale la violenza, anche se viene da me il maltrattato, diciamo, e c'è il dubbio che ci possa essere violenza bidirezionale, quindi che anche lui possa avere degli agiti violenti, il mio consiglio è rimane sempre di interrompere la convivenza, sia se ci sono figli, sia se non ci sono figli, di spingere alla rottura. Faccio anche presente che molte volte quello che è un sacrosanto anche allontanamento dal domicilio domestico dovuto all'interruzione di una situazione di violenza per non esporre i figli a violenza assistita, ancora oggi viene poi mal interpretato, magari non certo dal giudice, ma viene utilizzato strumentalmente per dire ecco lui se n'è andato via, mi ha abbandonato, eccetera. No, e secondo me, a mio avviso, tutti quanti bisogna essere consapevoli di dire va bene, cioè questa situazione basta, cioè allontanamento, cioè ognuno deve cercare, bisogna cercare di interrompere questo percorso, anche perché anche laddove noi abbiamo un uomo che ci viene a dire la mia compagna, la mia partner, mia moglie ha degli agiti continui, violenti su di me, eccetera, è importante che capisca che anche fino ad oggi lui non ha mai avuto alcuna reazione, se non magari quella di reagire, ma nel senso appunto di litigare, alzare la voce. Ciò non toglie che nel momento in cui ci debba essere una reazione, fisicamente c'è una differenza tra uomo e donna, e quindi la reazione fisica di un uomo potrebbe anche essere, come dire, nei confronti della donna, avere chiaramente le ben diverse conseguenze. Quindi, anche avendo di fronte una persona che dice io subisco da un anno, da due anni, ho la privazione del sonno e così e colà, allora bisogna proprio essere chiari e dire sì, ma la convivenza va interrotta, perché fino ad oggi tu hai subito e va bene,
ma ammettiamo che c'è quel minimo anche di reattività da parte tua senza controllo, e allora lì arriviamo alla tragedia. E quindi tra, diciamo, quello che mi sento anche di suggerire e di sottolineare è quanto sia importante affrontare veramente il problema alla radice e pensare ogni possibile, come dire, peggioramento della situazione e cercare di interromperla per i figli, per un'eventuale violenza assistita, per anche l'uomo maltrattato, per evitare che possa avere quel momento di crollo e avere una reazione, e quindi a maggior ragione, ecco, è richiesta una particolare attenzione da parte di tutti noi che siamo chiamati come psicologi, come avvocati, ad aiutare le persone che hanno questo tipo di difficoltà. Ora, io lascerei le conclusioni alla dottoressa Montalenti. Grazie. Allora, intanto volevo così focalizzarmi un pochino di più su quella che è la violenza esercitata sul maschio, solo ed esclusivamente perché è ciò di cui si parla poco. Allora, innanzitutto l'uomo ha una percezione della violenza fisica che è molto diversa da quella di una donna. Tende a non riconoscerla e a minimizzarla. Se la compagna o la moglie brandisce un coltello, ecco che lui la riconosce immediatamente. Se gli agiti violenti della moglie o della compagna si sostanziano in calci, sberle, spintoni, graffi, lui la minimizza. Il portato di sofferenza che noi riscontriamo in tutti gli uomini, cioè in tutte le persone maltrattate di genere maschile che si rivolgono a noi, è significativo solo dal punto di vista degli insulti, delle umiliazioni, soprattutto se davanti ai figli. Siamo noi che indaghiamo su quella che può esserci eventualmente, cioè la violenza fisica. Perché anche quando io vado indagandolo, loro rispondono immediatamente: sì, no, ma quello non è niente, è che mi umilia davanti ai figli, mi fa sentire una nullità, anche i bambini, poi che modello hanno, no? In realtà la violenza fisica è violenza fisica, una sberla è una sberla se è data a un uomo, se è data a una donna, se è data a un omosessuale, cioè non, no? Quindi cosa facciamo noi? Sottoponiamo spesso, quando è il caso, dei questionari che verifichino l'esistenza di violenza fisica, economica, psicologica, sessuale, atti eventualmente persecutori, li sottoponiamo loro affinché loro immediatamente ne assumano la consapevolezza, più che per noi, perché di fatto nel colloquio vis-à-vis, con l'esperienza che ormai abbiamo, riusciamo a individuare lo status, no, delle cose. Ma loro, vedendo nero su bianco, dovendo rispondere a determinate domande, si rendono conto esattamente di quello che loro stanno vivendo. Questo è molto più frequente negli uomini, cioè questa realizzazione tout court durante il colloquio, cioè la somministrazione dei questionari, che non nelle donne, onestamente, no? Quindi questa è una sottile differenza. Poi c'è questo sentimento di vergogna che, devo dire, molto onestamente, non esiste nei nostri confronti più di tanto. Cioè il maltrattato maschio, l'uomo maltrattato, si pone nei nostri confronti vedendoci come dei professionisti, addirittura si abbandonano anche a dei momenti di commozione, scusandosi generalmente, va bene, però
ci vedono in questo senso. Quindi questo avvalora ancora di più l'importanza del lavoro che noi facciamo, no? Perché oggi, grazie al cielo e non solo, le donne, almeno alla loro migliore amica, qualcosa lasciano trapelare. L'uomo no, ma no. Cioè, noi siamo le prime persone a cui loro dicono questo. E quando noi sollecitiamo loro, anche proprio nell'ambito di un progetto di uscita, parte le figure professionali da coinvolgere, eccetera, ma proprio anche diamo delle note comportamentali, una di queste consiste nel fare outing, fra virgolette, quindi di scegliere degli amici sulla base di una sensazione positiva e esprimere quello che loro stanno vivendo. E di aver realizzato che esistono molti altri uomini nella loro condizione. Capisce? È molto importante proprio nell'ottica di un aiuto, di un luogo dove tutte le persone che vivono una violenza, che sono vittime di violenza e relazionale, si possano rivolgere. No? Perché lì loro vengono fuori con il problema. Ankira si focalizza moltissimo sulla violenza assistita. Cioè, per noi la violenza assistita, che sia diretta, che sia indiretta, quindi se il bambino è sottoposto alla visione o non lo è, ma in cameretta e quindi in realtà sente tutto, per noi è veramente uno scopo principale. No, perché? Perché come dicevo poc'anzi, la familiarità con la violenza è un forte predittore, nel senso che se io, bimbo, nasco e cresco con due genitori che dove esiste una violenza fra di loro, io ho più probabilità di altri, non è, come dire, scontato, ma ho più probabilità di altri un domani, se non si interviene ovviamente per evitarlo, in età adulta avrò più probabilità di altri di imitare il modello, che può essere il modello di vittima o il modello di carnefice, perché poi intervengono molte altre variabili nella socializzazione, no? Quindi a seconda anche delle predisposizioni genetiche, ma molto della socializzazione. Se un bambino poi viene socializzato in un ambiente, per esempio, scolastico, prescolastico, che riesce a scalfire questa cosa, ha meno probabilità poi di ripetere il modello di vittima o di carnefice. Però la possibilità è maggiore rispetto ai bambini che crescono in una famiglia, cioè con due genitori che mostrano loro, insomma, di avere una relazione stabile e comunque serena, no? Anche forse il collegamento. Un attimo. Si è bloccato. Allora riprendi il discorso. Un'interruzione tecnica. Sì. Ti senti? Adesso sì, potete ripetere il concetto?
Ok, benissimo. Dicevo, adesso per spiegare, sì, noi nasciamo nel 2013 come associazione, iniziamo appunto attraverso questi strumenti, poi noi abbiamo visitato dei centri antiviolenza all'estero, in particolare uno negli Stati Uniti, che è una cosa che è beyond proprio le possibilità che abbiamo in Italia, e lì ho visto degli uomini addirittura ospitati in questa realtà. Quindi ho fatto la domanda e la psicologa che mi ha accolto, che loro hanno uno staff che è di 50 persone, solo per farvi capire, insomma, io ho fatto la domanda, ma ci sono anche gli uomini? E lei ha sbarrato gli occhi e mi ha detto, beh sì, perché? Cioè, capite? Beh sì, perché? E quindi da lì, insomma, un po' abbiamo tratto questo spunto, siamo informate e abbiamo deciso di iniziare questo tipo di percorso. E ad oggi noi abbiamo accolto 600 persone seguite in un percorso di uscita da questo problema, e il 95% sono uomini. Ma per la ragione che ho detto e che non ripeto, perché penso che sia abbastanza intuibile. Che altro posso dire? Posso dire che la fascia di età molto colpita, la coorte di età, secondo me, adesso non ho qui i dati onestamente, però vorrei essere un pochino più precisa in questa cosa, magari ci sarà un'altra occasione, però è senz'altro quella che va dai 35 ai 45, che dici? Sì. Ho notato molta revenge porn, si dice così, sì, no? Ultimamente, oppure appunto atti persecutori o stalking attraverso i social e gli strumenti, insomma, moderni, e naturalmente soprattutto nelle corte di età che vanno dal liceo all'università. Ecco. Ho anche avuto un caso che mi ha colpito particolarmente, di un ragazzo giovane universitario che è stato veramente maltrattato a livello pubblico attraverso l'affissione di questi poster che raffiguravano le sue parti intime con sotto delle frasi di pessimo gusto rispetto alle sue prestazioni e quant'altro, che hanno veramente minato questa persona nel profondo e anche nel profondo, nella sua intimità, ma anche nelle sue relazioni. Lui era uno studente universitario, è uno studente universitario che per mantenersi, non dico gli studi, ma insomma per non dipendere totalmente dai suoi genitori, lavoricchiava anche regolarmente. E questo poi è un lavoro che ha dovuto lasciare proprio a causa di queste brutture, lasciatemi dire molto chiaramente. E oltre a questo gli arrivavano dei pacchi, gli è arrivato un pacco in particolare a casa contenente della biancheria intima con dei vermi, dei cagnotti, non so come si chiamino quelli che si usano per la pesca. Insomma, delle cose raccapriccianti di una ragazza coetanea, no? Quindi lui questo non lo poteva tollerare, come è giusto che sia, e in ultimo, ma non ultimo, la ragazza ha anche pensato bene di ingaggiare due bruti che in qualche modo gli hanno usato violenza fisica su di lui. Lui non li ha neanche riconosciuti, perché queste persone si erano guardate bene dal farsi riconoscere. Quindi, insomma, non va bene così,
Cioè non è lo schieramento che porta al miglioramento di questa cosa, soprattutto le corti di età, ripeto, dei licei, dell'università, eccetera, cioè vanno assolutamente sensibilizzate a 360 gradi. Non è lo schieramento che porta a una prevenzione efficiente ed efficace. Questo è il mio modo di vedere, ma non perché mi chiamo Patrizia Montalenti, ma semplicemente per l'esperienza che io mi sono fatta con le donne e con gli uomini, perché io ho lavorato molti anni con le donne maltrattate, quindi, e sono una donna. Quindi questo, insomma, penso che la dica lunga, no? Per certi versi. E poi io vorrei anche far presente, no? Proprio alla luce di quanto ho detto, che finora è un po' in conclusione. La violenza domestica in realtà colpisce chiunque, hurts everyone, quindi donne, uomini e bambini. Sostenere che la violenza unidirezionale, quindi uomo versus donna, sia la sola forma diffusa oggi, non dà oggi conto appieno del contesto in cui ci troviamo, e soprattutto che cosa sta facendo questo schieramento? Sta portando un miglioramento? Non mi sembra, da quello che si sente, no, dal mainstream. Quindi una società civile, dal nostro punto di vista, è tale se accoglie tutte le vittime di violenza domestica e stalking, a prescindere dal genere, a prescindere dalle quantità. Lottare contro la violenza domestica, dal nostro punto di vista, significa ricostruire il valore della famiglia, che è la base di una società, che piaccia o no, delle relazioni d'amore, della condivisione, del rispetto e della dignità. Va bene, ok. Ci ho messo un po' di enfasi, comunque ci credo. Ecco, grazie a voi. Grazie Patrizia, grazie Veronica. Come al solito avete assolutamente, siete state all'interno delle aspettative. Come amministratore da 4 anni, sono assessore alle pari opportunità, e ringrazio sempre il mio sindaco che mi ha dato questo bellissimo strumento amministrativo per poter divulgare meglio, diciamo, una missione che già prima di essere assessore io facevo nella mia professione. Ho sempre fatto, come psicoterapeuta, mi sono sempre occupata di relazioni, e sono oramai tantissimi anni che ho compreso che la violenza in qualche modo riguarda tutte le persone indipendentemente dal sesso, e quindi qui diciamo il mio assessorato mi ha dato l'opportunità di avere uno strumento in più per essere ascoltata, ok? Per poter invitare persone come voi e altre che in qualche modo mi aiutano ad abbattere i pregiudizi. Il problema della violenza quindi è un problema di cultura. Ok? Cultura in qualche modo può essere paragonato alle mappe mentali, al ricettario che ognuno di noi utilizza, no? Per orientarsi nella vita. Parlo ancora più facile, per decidere cosa fare o non fare in qualsiasi situazione. Ok? La cultura, quindi le mappe mentali, prevalentemente quelle che mi dicono come comportarmi nella relazione con me e con gli altri, sono mappe mentali, ricettari, che in qualche modo ci hanno passato prevalentemente, consistentemente, l'ambiente familiare in cui noi abbiamo vissuto. Bene, quindi gli adulti di riferimento in qualche modo passano le mappe, le ricette ai loro figli, che in qualche modo, per parlare facile, quando nascono hanno, diciamo, l'archivio psichico, il grande libro di ricette prevalentemente con le pagine bianche, e poi viene man mano, gli si insegna che a
a cosa credere e non credere. Ora, nell'ambito delle relazioni, no? Come si gestiscono le relazioni, qual è la ricetta dell'amore, che cosa devi fare per farti amare, che cos'è il rispetto, come ti devi essere amato per sentirti amato. Queste, diciamo, modalità, in qualche modo, le passa l'adulto di riferimento prevalentemente. Quindi è fondamentale che gli adulti di riferimento siano adulti in qualche modo alfabetizzati, che utilizzino loro stesse del ricettario, delle mappe mentali, tra virgolette, non tossiche ma sane. Ok? Purtroppo ancora nel 2020 noi viviamo in un contesto prevalentemente mondiale, insomma, questo è il punto, dove vige l'analfabetismo psicologico. Vuol dire che in questo settore gli adulti passano ai loro figli delle mappe mentali tossiche, delle ricette che portano fuori strada, in definitiva. Una delle ricette fondamentali che portano fuori strada è, che è fondamentale nella relazione, è la gestione delle divergenze. Il problema nella relazione nasce sempre di fronte a una divergenza. Con chiunque noi siamo, il problema nasce, la crisi, quando io sono X e l'altro Y. Se siamo entrambi uguali, vogliamo la stessa cosa, non nasce il problema. Il problema nasce nella diversità, ok? Allora, è fondamentale la mappa mentale, la ricetta che in qualche modo si utilizza per gestire questa divergenza. Bene, purtroppo analfabetismo psicologico significa che la mappa mentale per gestire la divergenza ancora nel 2020 è una mappa mentale cavernicola. Io l'ho chiamata gestione dicotomica delle divergenze. Vuol dire che non è una modalità che permette in qualche modo la reciproca esistenza, che permette il reciproco rispetto, che promuove il reciproco rispetto. Ok? È prevalentemente una mappa mentale che promuove la vittoria o dell'uno o dell'altro interlocutore. È prevalentemente, quindi, dicotomica in questo senso. Manca, diciamo, l'accoglimento anche della diversità dell'altro. Di fondo questa mappa mentale si poggia su una grande tossicità, che è sempre frutto dell'analfabetismo, cioè il fatto che la gran parte di persone oggigiorno non ha ancora capito che le persone sono in percentuale altissima diverse, per cui la diversità è la norma, l'uguale è l'eccezione. La gran parte di gente ancora non lo sa e pensa che l'uguale sia la norma e la diversità sia satanica, sia errore in definitiva. Quindi questa dicotomia con cui si gestiscono, o vinco io o vinci tu, per forza maggiore, cosa porta? Porta che l'interlocutore che si trova in una posizione di forza, forza vuol dire, attenzione, forza che può essere fisica, forza rispetto a un interlocutore in posizione di fragilità. Bene? L'interlocutore che si trova in posizione di forza, o fisica, o psicologica, o di ruolo, o legale, o di qualsiasi altro tipo, in qualche modo in questo contesto in qualche modo si sente legittimato ad utilizzare la modalità di far vincere la propria verità assoluta, ok? Di prevaricare, ok? Perché la dicotomia vuol dire che ho ragione io e ragione tu. Mi spiego? Quindi se io mi trovo in posizione di forza mi sento legittimato di fronte a un interlocutore che non temo, ok, in posizione di fragilità, a poter dire finalmente è arrivato il mio momento in cui la verità ce l'ho io. Ok? Questa gestione dicotomica, in definitiva, è veramente il grande virus e si basa sulla incapacità di dare valore alla diversità. Sono tutte cose che ancora sono sconosciute, per questo bisogna alfabetizzare. Ma la gestione dicotomica delle divergenze, in qualche modo, è un ricettario, una ricetta, una modalità di gestione che conosciamo tutti a questo mondo, ok? E non conosciamo la vera, ricetta di reciproco rispetto, tra virgolette, di cui ci riempiamo tutti la bocca, ma in realtà non sappiamo, la gran parte di gente non sa come mettere in pratica. Bene? Ecco, e questa dicotomia, in definitiva, è una gestione che utilizzano
che viene passata ai figli, sia maschi che femmine. Ora, prevalentemente, all'essere maschio, no? È stato anche per società, dal punto di vista sociale, per centinaia di anni, dato il ruolo di forza di chi ha la verità, di possessore di verità, no? Prevalentemente all'essere maschio. Ok? Per cui in qualche modo la dicotomia si spiegava, si traduceva con sempre, ancora oggi, prevalentemente, con l'uomo che prevarica la donna. Ma attenzione! La prevaricazione la può fare chiunque. Bene, certo. Quando la donna ha avuto finalmente gli strumenti per rifiutare il suo ruolo di prevaricato, bene, di serie B, tra virgolette, non conoscendo la modalità del reciproco rispetto, spesso e volentieri utilizza diciamo il ricettario della prevaricazione. Mi spiego? In buona fede, tutti quanti in buona fede. Ok? Ma di fondo, mi sto esprimendo sempre in maniera facile, ma di fondo la grande analfabetismo è la non conoscenza di tutta questa modalità che permetterebbe l'esistenza di entrambi. Mi spiego? Si gestiscono le divergenze in maniera dicotomica. Quindi per esistere nella relazione, in poche parole, si ferisce l'interlocutore. Ok? Ferite psicologiche e fisiche. Bene? Allora, la gran parte di gente a causa dell'analfabetismo non riesce neanche a riconoscere le ferite psicologiche, perché molti ancora oggi non sanno che cos'è la psiche, ok? Credono che i dolori interiori si debbano in qualche modo risolvere autonomamente, altrimenti sono una schiappa di persona. Mi spiego, c'è già un'ignoranza, analfabetismo psicologico dilagante, è necessario alfabetizzare. Bisogna alfabetizzare prevalentemente i genitori, gli adulti di riferimento, genitori, professori, operatori d'asilo, elementari, persone del clero che lavorano nelle parrocchie, eccetera, che hanno a che fare con i bambini. Bene? Perché sono loro che stanno creando i futuri adulti prevaricanti. Mi senti? Sì? Mi sentite? Sì, benissimo. Ok, quindi perché sono loro, ok, genitori, adulti di riferimento in buona fede, che vogliono passare la ricetta dell'amore, del reciproco rispetto, dell'adulto in qualche modo forte, con un'identità forte, ok, che in buona fede vogliono fare questo, ma utilizzano ricettari che li portano fuori strada e creano prevaricanti o prevaricati. Sì. E mi fermo qui. Quindi vi sono molto grata perché siamo in sintonia. Ok? Grazie a voi. Aspettate che leggo qualche domanda, poi se Brunilde vuol fare un interventino, intanto io leggo delle domande che ci fanno. Okay. Allora, il dottor Maurizio, lo psicoterapeuta Maurizio Tremaroli, che è stato uno degli psicoterapeuti insieme a Manuela Mastretta che sono presenti oggi, Urizar, eccetera, eccetera, ok, che qui a San Benedetto abbiamo creato una task force che durante il coronavirus, il periodo di restrizione, ha dato aiuto a tutte le persone che erano in difficoltà, aiuto gratuito, ok? Si sono tolti, diciamo, delle ore del loro lavoro per darle gratuitamente, ma esplicitamente abbiamo anche aperto, l'abbiamo scritto chiaro, l'aiuto anche agli uomini che si trovano in difficoltà. L'abbiamo dovuto scrivere in maniera chiara perché appunto per poterli, ok, far avere fiducia di chiamarci. Allora Tremaroli dice: quale intervento presso i servizi sociali per superare questo pregiudizio? Ok, cosa bisognerebbe fare presso i servizi sociali? Seguo situazioni simili e trovo difficoltà nel far salire il livello della valutazione. Da esperto di disturbi di personalità sto trovando tanti borderline e tanti narcisisti patologici, ma i servizi sociali e il tribunale non hanno gli strumenti per riconoscere e gestirli. Ecco. Allora, ci vorrebbe veramente una formazione mirata in questo senso, anche dei servizi sociali. Noi siamo
stati contattati anche da parte dei servizi sociali di una cittadina della Toscana e ci hanno proposto di andare da loro per parlare e spiegare in sostanza quello che noi facciamo e quello che succede. Quindi servirebbe veramente tanta formazione sul territorio, e il fatto di parlarne, di essere qui questa sera, è uno dei tanti mattoncini che stiamo mettendo per, diciamo, la nostra giusta e comune causa. Quindi più se ne parla, più si affronta, più si divulga, meglio è. È chiaro che noi vi ringraziamo tanto, perché come amministrazione state facendo tantissimo. Molto. Ed è l'amministrazione che la sensibilità delle persone che ci sono all'interno che poi portano ai frutti, alla formazione anche di poi gli operatori che sono coinvolti. Quindi sicuramente i servizi sociali hanno un ruolo importante, e il loro ruolo deve essere un ruolo qualificato. Le persone devono essere formate a 360 gradi. Quindi sicuramente, come dice, come ha scritto il dottore, lo psicoterapeuta, ci sono grandi difficoltà, le abbiamo anche noi in Lombardia, a Milano, che pure è comunque un tribunale sia civile che penale, e con una procura anche molto, diciamo, all'avanguardia. Però è chiaro che ci vuole sicuramente tanta formazione, quindi bisogna veramente parlarne, portare il più possibile il fenomeno all'attenzione porre tanti piccoli mattoncini. È difficile, è una strada in concreto in salita, perché non vi nascondo che anch'io a dovermi trovare a volte a far comprendere, io ho citato in maniera molto veloce l'aspetto della violenza sessuale nei confronti degli uomini. È un po' No, ero rimasta al fatto che chiaramente anch'io nella mia quotidianità ho delle difficoltà a dover spiegare determinati aspetti che per lo più non sono conosciuti, però ognuno di noi può fare nel suo piccolo qualcosa, e quindi è veramente, secondo me, è molto importante. Ecco, io non voglio sembrare eccessiva, ma è molto importante il lavoro che voi state facendo. Ecco, a San Benedetto del Tronto, è importante perché comunque per noi rappresentate il centro Italia, cioè noi siamo a Milano, poi sappiamo che ci siete voi a San Benedetto del Tronto, e per noi è importante, speriamo di... È motivante. Ecco, e speriamo che pian piano diventi trasversale questa... questa volontà di approfondire, di affrontare il tema. Ribadisco, di donne sicuramente ce ne sono tantissime, a me dispiace, anch'io nella mia quotidianità difendo anche donne, quindi a me fa male vedere una contrapposizione tra uomo e donna in questi termini. Tutti quanti siamo professionisti, e quello che ci veramente è importante per noi è aiutare chi si trova vittima ad uscirne, ecco, da questa situazione. Ecco. Bene. Allora, volevo dire che sì, vai. Semplicemente, insomma, vi ringrazio per questa bella relazione, veramente interessante, che ci ha fatto toccare con mano una situazione drammatica e anche forse poco conosciuta. Effettivamente, sì. Bisogna dare atto che la dottoressa Baiocchi 2 anni fa ha iniziato qui a San Benedetto questo argomento. Vi ricordate? C'eravate anche voi in, sì. In quel 25 novembre, vero Antonella? Come no, abbiamo fatto la violenza non a sesso, che ha creato un subbuglio. Perché all'inizio era stata accolta con una certa titubanza, poi invece, devo dire la verità, da lì si è partiti, e poi insomma, anche tramite la vostra associazione, veramente state facendo un lavoro incredibile, perché certamente noi non eravamo abituati a vedere la violenza da quest'altro punto di vista. Sono sincera, neanch'io, che sono una profana, ovviamente. Ho sempre pensato che la violenza fosse sempre di genere, invece non è così. Quindi ci si è aperto un mondo completamente diverso, e che non è sempre che la violenza familiare è forse quella più diffusa. E quindi veramente vi ringrazio di questa bella... Che è successo? Ecco,
di questa bella relazione, perché ci avete fatto toccare veramente con mano delle situazioni inquietanti, cioè avete portato degli esempi che sono stati, cioè, pesanti, cioè mai avrei potuto immaginare anche delle storie di questo tipo subite da uomini da parte magari di una donna, cioè uno vede la donna sempre un po' più da un punto di vista più materno, e quindi insomma mai avrei potuto pensare che si potesse arrivare a tanto, e invece diciamo che scoprendo insomma questo vaso di Pandora si scoprono tante tante cose, quindi grazie a voi e grazie a Antonella che ha portato diciamo questo nuovo... Sono 4 anni, Brunilde, ti ricordi? Certo. Quando accanto a me, che mi sei sempre stata accanto, fiduciosa, un po' guardinga, dice, ma che dirà ai occhi, che sta dicendo? All'inizio ero perplessa, devo dire la verità, perché sono una persona molto pratica e quindi non riuscivo a capire questo ragionamento. Poi invece, informandomi insomma un pochino, leggendo, e mi sono accorta che invece gli studi su queste tematiche della violenza che non è che è bidirezionale, ce ne sono tanti, ma veramente tanti, e quindi a quel punto ho capito, ma voi vedete che Antonella c'ha ragione, insomma, che forse bisogna allargare un pochino a, diciamo, lo sguardo, gli obiettivi, che la visione di un'amministrazione deve essere quella di tutelare tutti, non solo la donna, ma anche i bambini. Adesso è troppo lungo prendere anche altri discorsi, però la tutela dei bambini, dei minori è fondamentale, insomma, perché spesso nella violenza si innestano delle contrapposizioni che vanno a colpire principalmente loro. Comunque, veramente, siete state bravissime, una relazione molto interessante, molto molto. Grazie a voi. Grazie. Intervengo ancora, tanto abbiamo un po' di tempo. Prego, sì, non c'è problema. I bambini, sì. No? Interessa ai bambini, sì. Gli anziani, sì. Ok? Un altro ambito che subisce prevaricazioni nel silenzio, veramente. Ok? Bene. Sì. Disabili, ci mancherebbe, ok? Ecco, noi infatti quando mi hanno fatto assessore il nostro sindaco, comunque il mio sindaco mi ha fatto assessore con oculatezza, perché sapeva già il mio orientamento qual era, quindi gli è piaciuto e ha detto dai che ti do l'opportunità di avere un pulpito più ampio. Ma il mio concetto di pari opportunità ha un po' sconvolto tutti, perché io per me le pari opportunità sono le pari opportunità. Per chiunque si trova in una posizione di fragilità, ok? Non è solo maschio. Infatti, quando 4 anni fa ho cominciato, diciamo, a divulgare questa mia concezione integrante di pari opportunità, in qualche modo questo ha fatto scalpore e ha creato non pochi problemi. Però immagino. Grazie a noi, persone che difficilmente ci facciamo sottomettere, difficilmente perdiamo l'entusiasmo, ma andiamo avanti con fiducia, ok? Sì. Con fiducia, piano, sì. I terreni più aridi, in qualche modo, cominciano a mettere delle spighe, ok? Quindi, certo. Siamo qui con la stessa missione, aiutare le persone che stanno in difficoltà. Sì. A questo punto Brunilde è sparita, ma la ringrazio io. Svegliamo un segreto. Bene, allora, chi ci ascolta, dovete sapere che queste due belle relatrici sono venute a San Benedetto del Tronto oggi, 17 luglio, da Milano. Bene, poi l'incertezza del meteo, in qualche modo, io l'avevo già avvertita da tempo, ok? Ho detto, guardate, voi venite, ma forse, chissà, se il tempo non va, dovremo fare una videoconferenza. L'incertezza del tempo purtroppo ci ha portato a me e Brunilde a scegliere la videoconferenza. Abbiamo toppato, perché se rischiavamo le cose andavano bene, però non importa, è andata meravigliosamente lo stesso. E quindi stiamo registrando questo webinar, in definitiva, dal mio studio. Le dottoresse sono nella stanza accanto e io sono in un'altra stanza, e quindi è per questo che ogni volta che si bloccava venivo là a dirvi state fermatevi, che in qualche modo tutto è bloccato. Vabbè, dai, un piccolo inciso. Grazie.
un piccolo inciso. Io vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e soprattutto ringrazio tutti quelli che rivedranno questo video, che sarà pubblicato nel canale YouTube del Comune di San Benedetto del Tronto e quindi rimarrà nella storia. Grazie a voi. Grazie a tutti voi. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Ciao.